Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con la querelle dei vaccini, perché dopo la scarsità di dosi annunciate prima da Pfizer e poi da AstraZeneca, anche Moderna ha annunciato un taglio nelle consegne. Durante la consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha preteso che i fornitori vadano a rispettare quello che è l'impegno che hanno sottoscritto, perché il vaccino, ha detto Arcuri, non è una bibita o una merendina, è l'unico antidoto per uscire da questa situazione che ormai dura da oltre un anno. Arcuri ha detto che l'ammanco totale è di 300.000 dosi, uno stop rispetto al 15 gennaio che vedeva l'Italia in prima posizione per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. In realtà i dati non mentono, dal momento che dall'inizio del periodo pandemico si è contagiato un italiano ogni 23, ed è grazie comunque a quelle che sono state le misure di contenimento prese dal governo che il risultato comunque pandemico è attualmente sotto controllo. Il taglio del 20% che è stato annunciato da Moderna ha spinto Arcuri a fissare quello che è un obiettivo strategico per il nostro paese, ovvero avere quella che è una rete di ricerca e sviluppo migliore della precedente per cercare di arrivare alla produzione di un livello accettabile di vaccini e soprattutto di farmaci idonei a contrastare il Covid. L'Italia comunque continuerà a sostenere quello che è un progetto da questo punto di vista di stampo europeo. Ora la crisi di governo, sarà il Presidente della Camera Roberto Fico l'incaricato a cercare di formare una maggioranza per il nuovo governo. È stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di questo incarico esplorativo. Lo stesso Fico riferirà entro martedì le sue consultazioni appunto a Mattarella. Ha detto: ringrazio il Presidente per la fiducia che mi è stata riservata. Nei prossimi giorni sarò impegnato innanzitutto con le forze di governo che appoggiavano l'ex esecutivo. In ogni caso, gli italiani hanno bisogno di risposte sul punto e noi siamo qui per darle all'emergenza sanitaria, ha detto Mattarella. Si aggiunge una pesante crisi sociale con tanti cittadini che sono in grave difficoltà a causa di questo difficile periodo che stiamo vivendo. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto grazie a un utilizzo rapido ed efficace delle risorse che sono state predisposte dall'Unione Europea. L'Italia, come tutti i paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando le sfide che vengono proposte dalla pandemia, che deve essere sconfitta, ha concluso il Presidente, soltanto grazie ad una efficace e valida campagna di vaccinazione. Buone notizie però sul fronte pandemico, perché dal prossimo 1° febbraio quasi tutta l'Italia tornerà zona gialla, compresi Lazio e Lombardia. Sono invece solo 5 le regioni che resteranno in zona arancione, ovvero Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Trentino Alto Adige. Il ministro della Salute Roberto Speranza, in base a quelle che sono state le indicazioni fornitegli dalla cabina di regia, ha firmato le ordinanze che appunto partiranno dal prossimo lunedì 1 febbraio. Resta comunque valido, come avvenuto fino ad ora, il divieto di spostamento tra le regioni, come indicato appunto dal più recente DPCM. Questo è stato comunque precisato proprio dalla cabina di regia per fugare qualsiasi dubbio. Dunque il divieto resta valido nonostante le regioni siano collocate all'interno della fascia gialla. Detto Speranza, l'indice di trasmissione è sceso a 0,84, un risultato incoraggiante, ha detto il capo di gabinetto, frutto dei comportamenti corretti dei cittadini e delle misure che abbiamo preso durante il periodo natalizio, che hanno dato i loro risultati. Numerose regioni torneranno in zona gialla, questa è sicuramente una buona notizia, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. La sfida al virus, ha concluso Speranza, è ancora particolarmente complessa. Ci spostiamo ora ad Avellino, capitolo scolastico. Sul punto si è espresso il sindaco locale Gianluca Festa, che si è detto pronto a firmare un'ordinanza per far proseguire la didattica a distanza nelle scuole irpine. Sentiamo il primo cittadino.
Ho da poco terminato la mia giornata al comune. Insieme all'assessore Giacobbe abbiamo lavorato alla ordinanza che domani pubblicherò e con la quale posticipo la ripresa delle lezioni in presenza per gli istituti superiori di Avellino di almeno 7 giorni. Circa il 70% degli studenti che frequentano le nostre superiori proviene dagli altri comuni della nostra provincia ed è per questo che prima di far riprendere in presenza le lezioni alle superiori ritengo indispensabile far effettuare uno screening a tutto il personale docente, a tutto il personale ATA e anche a tutti gli studenti. La mia comunità sta facendo un grande lavoro che non posso vanificare e non posso mettere a rischio. Farò riprendere in presenza le lezioni alle superiori quando avrò la garanzia della massima sicurezza per tutta la comunità e per tutti gli studenti. Ora un fatto di cronaca perché i militari della compagnia di Giugliano hanno arrestato un 32enne locale e un 44enne di Aversa nell'ambito di attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti sulla provincia di Napoli. Sulla strada al confine tra Giugliano e Lusciano hanno fermato il 44enne rinvenendo involucri contenenti 45 grammi di marijuana. La perquisizione, che è stata aggravata dall'evidente stato di agitazione dell'uomo, è proseguita presso la sua abitazione in provincia di Caserta, dove sono state trovate 2 buste contenenti sempre marijuana dal peso complessivo di 139 grammi. Recandosi in caserma per formalizzare l'arresto, gli agenti hanno poi esteso la perquisizione al complice, il 32enne, e sono stati trovati 58 kg di marijuana nel suo appartamento. Sono stati entrambi condotti in carcere e sono attualmente in attesa di giudizio. Bollettino Covid a Caserta, il più recente con i dati emanati come di consueto dall'ASL locale. Nelle ultime 24 ore si riscontrano 180 nuovi positivi su 1.991 tamponi processati per un tasso di incidenza del 9%. Resta comunque alto il numero delle vittime, con 8 registrati nelle comunità di Arienzo, Camigliano, Presenzano, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, Santa Maria Capovetere e Trentola Ducenta. Le città con il maggior numero di attuali positivi sono Maddaloni con 259, Marcianise e Caserta con 158 e San Felice a Cancello con 141. Restiamo proprio a Maddaloni, che è il comune, come si diceva, con il maggior numero di casi attivi, e comunque i positivi non tendono a diminuire. Per questo motivo il sindaco locale Andrea De Filippo ha in programma alcune misure, innanzitutto quella di anticipare il coprifuoco cittadino alle ore 21. La proposta è stata inserita in un documento che il prossimo 1° febbraio verrà inviato al prefetto della città di Caserta, Raffaele Ruberto. Maddaloni è la prima città per positivi, una situazione che, appunto, come si diceva, non tende a diminuire, va mantenuta sotto controllo vista la delicata, appunto, situazione pandemica. Viene comunque monitorata anche quella che è la situazione delle scuole, che potrebbe destare più di qualche preoccupazione. Con la situazione di Maddaloni chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con l'edizione del Prima TG delle ore 21. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.